significa che Efesto adesso è libero. Tornerà sicuramente a rifugiarsi nella Repubblica. Oh, appenditi, maledetto, ho pensato che cadevi, mi facevi morire, meno male che tanto riprendevo da questo punto. Oppure trovare un modo per replicare le sue funzioni con il database di Apollo. Questa fa giro giro tondo. Vai, Aloy. Vai. Aloy. Scusatemi. Se non dovessimo farcela. Ho un solo rimpianto. No, ovvero? Non lo dire. Essermi dovuto arrampicare tanto. Possiamo proseguire usando quel masso come ponte. Ricevuto. Non tutti gli Spectre combattono le nostre macchine. No, sarebbe stato fin troppo facile. Ah, basta combattere. Però mi frego la roba, lo stesso. Oh. Ehi, te lo lascio qui. Che non corra? Sarà t'aiuto. Ah, là, 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 vai, vai, vai. Che salto. Amico mio. Siamo passati senza farci vedere. Quando voglio sono un fantasma. Verso destra, credo. E ora a sinistra. Ma va. Passate per quell'hangar per raggiungere la torre di lancio. Sto venendo verso di voi. L'hangar è mezzo di io sto raccogliendo tutta sta roba. Vabbè, sta tutta sta roba in realtà mi serve per il DLC. Però se stasera lo finisco non inizia il DLC, bensì vado a vedere che cosa offre l'Xbox Game Pass. Che so che dovrebbero arrivare dei bei giochi, quindi sono curioso di vedere. Vediamo adesso come ve la cavate. Dov'è? Oh. Oh. Ah, azza miseria. E fammi prendere l'arco. Ottimo lavoro, Jack. Ah, fambagno. Dove sta? Ah, di qua. Mi conviene prendere molto materiale. Wow. Guarda quanta roba spaziale, Zenith. Bello però, le grafiche però sono sempre state molto belle in questo gioco. Questo posto sta per crollarci in testa. Motivo in più per affrettarci. Disse quello che non aveva niente da portare. Arriveranno presto. Andiamo. Non dubitarne. Oh oh. Sì. Aloy. Dimmi. È stato intenso, ma Cotallo mi ha portato a... Oh, non ha finito il discorso. Ti ha portato a cosa? Intensa cosa? Ti ha portato a cosa? Finisci il discorso. È lasciato così, Cotallo, fai il bravo. Cotallo. Intenso, ma... mezzo Cotallo, io lo sapevo, non ti dovevo lasciare solo con... Oh. Mi ricordo la scena. La scena forse aspetta, dove l'avevo vista? È in. Ora sappiamo chi ha causato questo tramonto. Superman, l'uomo d'acciaio, quando arrivano i kryptoniani. La pupilla di Tilda. Ricordo un po' quella scena, Ok, ma ora. Silence! Zenith in arrivo. Ora Erend dovrebbe attivare. Attivando. Ah, funziona. È touch screen, perciò. È tutto inutile. È resistivo, non capacitivo. Non potete ferirci. I primi touchscreen. Siete. E per cliccare dovevi sfondare il telefono. Nel nostro sotterraneo. Non so se siete abbastanza Silence. Meno soltanto giovani per ricordare i primi smartphone touch. Consegnate Tilda. Credo abbia chiaramente rinunciato alla sua parte nella nostra operazione per sempre. Ah, ecco. No? Niente? Bene, d'accordo. Uccideteli. E 5
4 e 3 e 2 e 1, lancio! Minchia, manco a farlo apposta, ho fatto niente il conto alla rovescia giusto. Porca trota. Sei numeri, non li becco per dovremmo diventare ricco. Dovremmo forse avere paura? Amico mio. Direi di sì. Sì, 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 sì. Come scappa, e via. Non lasciamo fuggire Gerard. Non ci metterà molto a preparare la navetta per il lancio. A quel punto potrà portare Beta e Gaia in orbita. E sull'Odissea saranno irraggiungibili. Dobbiamo andare lì. Poi, io non vedo altre qualcuno opzioni. Ha notizie di quando, di quando e se tre. Uscirà il terzo? Pronti? Non vorrei trovare un vestito degli Zenith, potrebbe essere Gang. Abbastanza comodo. Io fermerò Gerard. Io potevo procurare una pure ad Aloy. Sai che figata combattere con l'abito da... Potevano fare che si poteva sbloccare l'abito degli Zenith. Oggi, però devo veramente, potevano fare se poteva sbloccare l'abito come Zenith ha finito il gioco, no? Ha finito il gioco. E così potevi affrontare il boss con il vestito, con l'abito dei Zenith. Oh, Iole, finalmente sei arrivata! Sono quasi entrata nella... Vedi che le riunioni devono finire un po' più presto, però, così tardi non va bene. Ora qui c'è il primo boss. Sì, qui lo scontro me lo ricordo. Ah, hai ragione, Giampaolo, hai ragione. Me l'ero proprio dimenticato. C'hai ragione. Questo è bloccato. Bene, un ascensore. Promettente. Lo avevo proprio rimosso dalla mente. No. 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 Uno è questo qui, giusto? Mi ricordavo infatti lo scontro contro un Zenith. Sospeso, ragazzi. E non è neanche... Cioè, beh, di media intensità, dai. Non mi ricordo che era molto, molto difficile. Non mi serve uno scudo per farti fuori. Fidati. Rimpiangerai di non averlo. Oh! Vieni qua. Oh. Devo tenerlo alla larga. Distruggerò! Ah, stavo troppo vicino a lui. Allora, però corri! Corri! Il dolore ti fa sentire viva! Forza! Vengo ad aiutarti. Muoviti. Non sei granché senza lo scudo, eh? Ok, un altro colpo mi serve. Oh, come... Eccolo. Ho finito le munizioni. Oddio, ho smontato qualcosa. Avevo quasi dimenticato cosa fosse il dolore. E ora con l'aiuto del sole ti sconfiggerò. No, della lancia. Sì, per Varla.
per farlo. Ora ci divertiamo. Vedrai. Stai bene. Passerà col tempo. Vai. Ora andiamo su che Tilda ci racconta anche il vero motivo per cui sono venuti sulla Terra in realtà. Ma se ho schiacciato la lettera E, perché è scavalcato? Mi ricordo che il design interno di questa base di lancio non era malaccio. Pare che le macchine e gli Spectre si stiano eliminando a vicenda. Cos'è stato? Aloy, Gerard ha attivato l'autodistruzione della matrice di stampa. Mm. Sta prendendo il controllo di alcuni sistemi. Tra cui l'ascensore? Temo di sì. Ha bloccato l'accesso alla cima. Dovrai arrampicarti. Vado. Dato che cambia, ho fatto un gioco ad arrampicarci. Vedete se la parte finale è un problema, arrampicarci. Oh, no! Ma la miseriaccia! Erend, state tutti bene laggiù? Più o meno. Stiamo eliminando i pochi Spectre rimasti. E gli Zenith? Morti, credo. Zoo dice che Eric è morto. Ben fatto. Sì. Brava, lo so. Grazie. Allora restano soltanto Tilda e Gerard. Aloy, ci sei? Ascolta, sono entrata nella rete, ma un minuto dopo qualcosa mi ha fermata. Aia, che cos'era? Ho trovato una serie di rotte e traiettorie. Guardate che bella come grafica. Se gli Zenith si preparassero a lasciare la Terra. Bella, come panorama. Lo so. Scusa, e mi stava soffermando un attimo. I file che ho trovato non sono in continuazione un tale Nemesi. Qualsiasi cosa sia, gli Zenith ne sono intimoriti. Alva. Alva! Cosa sta succedendo? Forse Beta può aiutarmi a capire se è sana e salva. Andiamo a vedere. Non mi ricordavo che dovevo fare tutta sta scalata. Queste parti, vedi, sono quelle parti che il mio cervello rimuove completamente. Mi ricordavo proprio che c'era tutta sta parte della scalata. Ok, vai. Alzati. Vai qui, sali. O vai, ho scelto la via più difficile in realtà. Ok. Ci sono quasi. Ah, sì. Ci sono. E qua è tutto nuovo. Fine della corsa. Ah, perché qui è dove si è agganciata l'astronave. Stai bene. Senti, so che ne hai passate tante, ma devi farmi accedere alla rete Zenith. Devo vedere i file, cerca ogni istanza della parola Nemesi. Ok. Da quella parte. I sistemi della base sono fuori uso. Dovrei riuscire. Vedete, l'abbiamo finito. Però stasera non lo iniziamo il DLC, sì, lo vediamo domani. Qui. Voglio andare a vedere qualche nuovo gioco dell'Xbox Game Pass, che sicuramente andrà aggiornato all'applicazione, vedi? Non ne sono sicuro. Parecchio che non l'apro. Verso la Terra. Ah, sta spiegando, ok. Guarda. Qual è il vero problema? Di fuga. Alva ha cercato di avvertirmi. Gli Zenith non vogliono restare qui. È un qualche tipo di macchina. O un intero sciame. C'è un'energia astronomica. Aloy, non credo sia stato un disastro a distruggere la colonia su Sirio. È stato questo. Per loro la Terra non è una casa. È
È soltanto una tappa. Ma sono in fuga. Li sta inseguendo. Oh, è così appari tu? Io non lo so. Ho mangiato piccante. Ah no, gli avevano sparato alle spalle. Tilda. Vi siete date da fare? Uh-huh. E tu ci hai mentito. Nemesi, che cos'è? Siamo noi. Le menti di Far Zenith. O meglio, le loro copie corrotte. Alcuni dei miei colleghi su Sirio non erano soddisfatti dell'immortalità del corpo. Volevano la trascendenza digitale. Caricare le proprie menti su altri corpi, organici o meccanici. Nemesi è uno dei tanti esperimenti falliti. Abbandonato, ma non eliminato. Un immenso database di ricordi, emozioni e pregiudizi lasciato a marcire. Ha distrutto la vostra colonia. Non avevamo idea che potesse diventare senziente finché non è fuggito. Gli sono bastati solo i nostri ricordi. Protocolli di sicurezza, specifiche, codici d'accesso. Ha violato tutto prima che ce ne accorgessimo. In seguito si è impossessato delle strutture di stampa, assumendo qualsiasi forma gli potesse servire per spazzarci via. Ma perché? L'ho vista brutta. Prova a immaginare di essere intrappolata da sola per decenni, con gli echi di menti megalomani come unica compagnia. Ci odia per averlo confinato in quella prigione. Ora che è libero farà l'impossibile per distruggerci. Per questo ci impedirà di trovare riparo sulla Terra. Il segnale d'estinzione che ha svegliato Ade. Non eravate voi. No, era Nemesis. Era Nemesis. Finalmente. Nemesis, senza l'S finale. Nemesis. Quando il piano è fallito, è partito da Sirio per finire il lavoro. Per questo dobbiamo fuggire. Su un pianeta qualsiasi, attorno a una stella qualsiasi, dove non possa trovarci. Con Gaia. Così da costruirvi un nuovo mondo. Era questo il piano. Dall'inizio. Nemesis è Resident Evil. La Terra è finita. Aloy. Nemesis la renderà inabitabile per negare una casa ai suoi stessi creatori. Ma il sogno di Liz vivrà. Andremo verso le stelle. Creeremo un nuovo mondo con Gaia. Insieme. Dove quell'abominio non potrà mai trovarci. Cosa? No. Amavo Elizabeth. Più di quanto immagini. E l'ho abbandonata qui a morire con il resto dell'umanità. Un errore che ho rimpianto per 1000 anni. Ma Nemesis sta nel DLC? Non una copia qualunque, ma la migliore in assoluto. Non te lo sto chiedendo. Tu verrai con me. Ti sembrerà estremo, ma tra qualche secolo mi perdonerai. Mi sa di no, Nemesi. Non puoi obbligarmi. Dovrebbe stare nel terzo se fanno un terzo capitolo. Il tuo scudo è andato. Ho qualcosa di meglio. Spectre Prime. A me. Nemesi dovrebbe essere il terzo capitolo se lo fanno. Non lo so neanche se lo fanno. Rinuncia, Aloy. Non puoi vincere. Ah, questo scontro è fastidioso, me lo ricordo. Questa l'ho già sentita. Ci vuole ben altro per mettere in difficoltà questo Spectre. Meglio esaminare quella cosa. Ah, ho finito le munizioni. Ok, mi sono lanciato proprio contro di lei. Perfetto, bravo Peppe. Bravo, un'altra botta gene. Aia. Oh, ma l'hanno detto per scherzare. Non ci stai mettendo troppo impegno. No. Fatto male? Vaffan bagno. E beccati sta freccia. Scornutazza, annaggia. Pietre e bastoni contro i fulmini. Vabbè, non esagerare. Dove sei?
Oh, a vuoto. Ah. Io posso resistere. Tu no. Posso puntare le placche d'oro. Placche d'oro? Mi sa che però. No. Vai. Aia. Chiediti perché ti stai trattenendo. Aia. Dov'è? Ho solo 54 di danno, che schifo. Andiamo con questo. Bersaglio attivo. Aia. Oh. Va velocissimo. Un'altra di questa. Aia. È davvero questo che vuoi? Vai. No, è vuoto. Atto fuori. No, cambo fatto. E si vince. Yes. È finita. Ah, fan bagno. Tilda è morta. Pensavo alle ultime parole. È morta secca così. Vabbè, ci sta. Pensavo dicessi le ultime lei parole. Lei ha provato a rapirti. E ti ha parlato di Nemesi. Thank you, Giampaolo. E così l'hai sempre saputo, eh? Sì, Dade. Insieme ai dati per superare gli scudi. Silence sa sempre tutto prima di tutti. Ho sfruttato tali informazioni per creare l'esercito ribelle e arrivare qui in questo momento. Alla fine è stato tutto a merito suo. Non potevi dirmelo? Vaffanbagno, c'ha ragione. Noi. Sai di non essere molto ragionevole quando la situazione. Dopo questo scontro mi è venuta voglia di te con i biscotti. Quando Ade mi ha parlato di Nemesi, ho visto i pezzi sulla scacchiera e come muoverli. E ho anche realizzato che tu non saresti mai stata al mio gioco. Che avresti interferito pur di salvare i Tenakt. Avevo ragione, quasi. Hai rovinato il mio piano, ma hai realizzato il tuo. Il risultato è identico. Siamo qui. Ed è ora che io mi lasci questo pianeta condannato alle spalle. Prenderò l'Odissea, il database di Apollo, e comincerò un nuovo capitolo della mia ricerca sul sapere ricco di possibilità. Vuoi unirti a me se lo desideri? Ti sei meritata un posto. Bah. Non ti rapisco. Il mio è solo un cortese invito. Hai intenzione di partire e abbandonare tutto? Resta. Aiutami a combattere. Forse Tilda non ha chiarito a sufficienza il rischio. Nemesi è inarrestabile. Ha distrutto un'avanzatissima colonia Zenith in poche ore. Che speranze può avere questa terra tribale? Visto da questo punto di vista, in effetti. Prendendo Gaia, non staresti abbandonando la vita, né salveresti il germe per un nuovo mondo. È quello che fece Elizabeth. È stata la sua scelta. Sacrificare il presente nella speranza di un futuro possibile. Se fosse qui al posto tuo, salirebbe su quella navetta, Aloy. L'ho trovata. È ferita? No, tutta intera. Grazie ai 10. Addio, Silence.
Ha un bel aspetto. Si sacrifica lui per il bene dell'umanità. La fa rinascere sul nuovo pianeta, così in caso qualcosa comunque l'umanità non è estinta. Lo scopo anche di colonizzare più pianeti è quello. Ce l'hai fatta! Più pianeti sono colonizzati, meno possibilità c'è che la razza umana si estingua a causa di cataclismi e o attacchi di macchine divenute intelligenti e impazzite. Ah, ci hai ripensato pure tu! Dove sta andando? No, ce n'è andato, se ne va. Nel posto più lontano possibile. Oh! Sei sicura? Ah, ci hai ripensato. Siamo tutti fregati. Ok. Adios. Resti qui. Non voglio stare solo. Per un po'. C'ho paura. Vi servirà tutto l'aiuto possibile. Bah. Potrebbe non essere la scelta migliore, comunque. Qualcun altro ha voglia di bere? Non se metti tu la birra. A volte la sola volontà di vincere non assicura la vittoria. Ottima idea. Spero sia davvero finita. Ma si sanno notizie sul terzo capitolo di Horizon? Abbiamo letto qualcosa? Non mi ricordo. Io alle volte la mia mente immagina cose che non ho letto. Specialmente sui giochi. Il terzo capitolo, se fatto, dovrebbe essere un capolavoro. Per sconfiggere Nemesi si dovrebbero vedere cose ancora più assurde. Beh, il gioco è finito, quello principale. Dovrò aver sbloccato in questo momento un'altra battaglia. Il DLC. Elizabeth. Ah, c'è ancora un filmato finale, aspettate. C'è sempre il finale. Diversa da quella finale, che hai finale. Combattuto tu. Chi si è rotta mai quella collanina? Che bello. È di adamantio. Non si tratta più della speranza di creare un nuovo mondo, ma di preservare quello che abbiamo. La missione dei miei amici è chiedere aiuto, spargere la voce. L'hanno presa a cuore. Credo sia perché già sapevano quello che io sto capendo solo ora. Che la gente di questo mondo può combattere qualsiasi battaglia. Ha il talento per risolvere i problemi. Il coraggio di superare qualunque ostacolo. E la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Quanto a me, non nego di avere paura. Ci aspetta un'impresa più ardua di quelle affrontate finora. Ma la paura non mi fermerà. Perché per la prima volta nella mia vita sento di non essere sola. Finish. E come ogni eroe che si rispetta, ci arriva cavalcando un uccello volante. Ce ne andiamo verso il tramonto. Forbidden West, di solito i film western, no? Se ne finiscono con il buono che se ne va cavalcando verso il tramonto, no? O mi sbaglio?